I luoghi comuni ci portano ad avere dei veri e propri pregiudizi, cioè dei giudizi negativi su gruppi o popoli ancora prima di conoscerli. Il diverso ci fa paura, perché? Perché si ha paura di ciò che non si conosce? Perché si ha paura che ci faccia del male? Perché si ha paura di scoprire anche qualcosa di noi che non conosciamo? Perché non riusciamo a metterci nei panni degli altri? I luoghi comuni e i pregiudizi ci possono indurre anche al razzismo. Quando vogliamo far sentire qualcuno difettoso, inferiore o addirittura peggiore. Come dice un proverbio indiano, prima di giudicare un uomo, cammina per 3 lune nelle sue scarpe. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura, non amano l'acqua, molti di loro puzzano anche perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Gli italiani delle classi inferiori si sono sempre distinti come mendicanti. Sembra che molti di loro lo facciano per il piacere di mendicare e questo costume nazionale è estremamente umiliante per le classi superiori che cercano di spiegare questo fenomeno in ogni modo, tranne quello giusto, e cioè che esiste uno spirito profondamente mendicante generato da secoli di ignoranza, dipendenza e povertà. Sembra che siano nel complesso una classe onesta, ma vengono continuamente citati in giudizio per risse, violenze, tentati omicidi. Chi dispensa carità concorda nel dire che molti sbarcano qui con le idee piuttosto stravaganti su ciò che gli capiterà. Subito sembrano cercare soccorso con l'aria di chi dice: eccoci qui, che cosa avete intenzione di fare per noi? E addirittura insistono sull'aiuto come se gli fosse dovuto. Tra i passeggeri di terza classe c'erano ieri 200 italiani, che il sovrintendente Jackson definì la parte più lurida e miserabile di esseri umani mai sbarcati a Castle Garden. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire io te le do, ma in America no, no, no. 100 lire io te le do, ma in America no, no, no. I suoi fratelli alla finestra, mamma mia, lasciare andar. I suoi fratelli alla finestra, mamma mia, lasciare andar. Amico, vuoi fazzoletto? No, no. Ti prego, famiglia, compra fazzoletto. Per favore. No, no, grazie. Grazie. No, no. Che schifo, questi non si lavano mai. Prego, compra fazzoletto. Mi lasci stare, ho di meglio da fare. Ti prego, compra solo uno. Torna al tuo paese, pezzente.
Guardate quello là. Guarda che faccia, come conciato. Non sarà mica in classe con noi, spero. Ehi ragazzi, sei in classe con noi? Ci divertiremo un sacco. Ragazzi, vi presento il vostro nuovo compagno. Si chiama Joshua e viene dal Senegal. Si è da poco trasferito. Siediti pure vicino a Salima. Sebastiano, che è il più bravo della classe, ti farà vedere la scuola. Bene, detto questo, possiamo ricominciare la lezione. Aprite tutti il libro di storia al capitolo 5. Dai, io vado a farmi un panino. Fermo lì. Ho un'idea. Che c'è? Cosa vuoi fare? Guarda lì. Giusto, la borsa della prof. L'ha dimenticata qui. Chiudi la porta. Spero che tu sappia quello che stai per fare. Per ora mettiamolo qui nel mio zaino. Dov'è il mio cellulare? Sono sicura di averlo usato stamattina. Chi è stato? Chi ha preso il mio cellulare? Salti fuori subito il responsabile. Sei stato tu, Joshua? Sì, prof, l'abbiamo visto, è stato lui. Non sono stato io. Tiralo fuori, ridammelo subito. Ma non ho niente. Benissimo, allora vieni con me dal preside. Avanti, andiamo. Aspetti, prof, non è stato lui a prendere il cellulare. Prof, Salim è una bugiarda. Proprio come Joshua, non l'ascolti. Aspetti, vengo. Le faccio vedere che ha commesso il crimine. Che vuoi? Ecco, professoressa, guardi, l'ho visto mentre lo prendeva durante la recreazione. Andiamo. Non mi tocchi, mio padre lo verrà a sapere. Grazie mille. Non c'è di che.